periodo, diciamo, è stato di grande collaborazione con Alfonso, l'ho cercato io, come lui racconta nel libro, per dirgli di questi dati che mancava, poi ci siamo sentiti di continuo, tutte le volte in cui abbiamo avuto la possibilità di dargli una mano, di doverci confrontare, in qualche caso anche in modo, diciamo, dialettico, perché ovviamente quando noi abbiamo dovuto fare delle cose, per me era semplice capire a chi chiamare al Comune di Roma. Quando avevo dei problemi sui controlli da fare degli atti al Giubileo, sapevo chi chiamare, sapevo che, diciamo, avrei trovato disponibilità e avrei trovato collaborazione, cosa che non è capitata facilmente e non capita facilmente. E poi, diciamo, soprattutto sapevo che pur nei diversità di ruoli avevamo un elemento fondamentale, la capacità di parlare la stessa lingua e di credere negli stessi valori sottostanti, e questo ci ha portato su molte cose a riuscire a trovare le soluzioni, perché come sono partiti i lavori del Giubileo Alfonso non lo dice, però, diciamo, è stata una delle operazioni giuridiche, è stata una delle operazioni giuridiche più complicate che, devo dire, lui ha partorito, pur non essendo un esperto di appalti, su cui all'inizio gli ho detto: Alfonso, ma tu sei caduto con la testa a terra. E poi però, devo dire, abbiamo riflettuto, abbiamo coinvolto l'Avvocatura dello Stato, abbiamo fatto una riflessione, abbiamo detto che quella era una soluzione possibile. Non l'hai scritto, ma questo, voglio dire, se il Giubileo, per quanto non sta avendo il successo che tutti ci immaginavamo, è comunque partito, vabbè, ma questo, diciamo, dipende da altre cose. È stato anche merito di quella intuizione, merito della capacità di confrontarsi, merito anche della capacità di sapere che l'interlocutore era in ogni caso è totalmente a buona fede. Allora ci ha portato sicuramente un sacco di problemi in quel periodo, però le assicuro ce ne ha risolto anche tantissimi, perché l'interlocuzione con Roma Capitale è per un'autorità come quella anticorruzione assolutamente indispensabile, e finché c'è stato Alfonso ci siamo sentiti tutti più tranquilli.